Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi andiamo a vedere, testare e configurare il nuovo Xiaomi Smart Band 7 Pro, uno smartwatch di fascia economica di eh, Xiaomi, sicuramente il più alto come prezzo per la casa Xiaomi, ma molto economico se pensate al fatto che un Apple Watch costa 500 euro, quindi insomma sicuramente è un buon compromesso per quelli che non vogliono spendere cifre di questo tipo. Um, sicuramente eh, è in grado di leggere tutti quei parametri vitali che legge anche l'Apple Watch quindi potete monitorare l'attività fisica il battito cardiaco l'ossigeno nel sangue quindi sicuramente è un buon prodotto che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo per cui direi di andare a configurarlo insieme e vediamo come funziona Allora andiamo ad aprire questo eh, smartwatch Xiaomi Smart Band 7 Pro e vediamo come si compone la confezione, cosa c'è dentro e ovviamente come si configura. Mi stanno piacendo sempre di più questi prodotti Xiaomi perché devo dire che eh, la qualità sta salendo sempre di più e sono molto attenti anche a cose come il packaging e soprattutto alla cura dell'ambiente. Come potete vedere hanno tutta la confezione in carta, diciamo, non è plastica, quindi sicuramente anche se poi qui un po' di plastica c'è, ma sicuramente è poca. Allora, questo è il prodotto, diciamo, quindi come potete vedere molto carino molto piccolo rispetto a un Apple Watch è circa la metà come larghezza eh, ma eh, l'altezza è più o meno la stessa ovviamente poi li vedremo eh, insieme adesso dobbiamo chiaramente andare a, eh, ad accenderlo e a configurarlo sul telefono siccome lo regalerò a mia moglie lo vado a configurare direttamente sul suo iPhone una volta acceso praticamente il telefono presenta questo QR code che noi andiamo ovviamente ad inquadrare con il nostro telefono e ci, dà, chiaramente, la, eh, ci redirige sul, diciamo, sullo store per scaricare l'app che è Mi Fitness 03. Noi la andiamo a scaricare sul telefono e quindi poi una volta scaricata possiamo configurare chiaramente l'app. Adesso qui mi chiede di mettere il codice perché ovviamente non riconosce la mia faccia visto che non è il mio telefono, ma ehm, come potete vedere si installa ovviamente facilmente. Quando abbiamo eh, finito di installare l'app a questo punto si potrà eh, configurare e connettere l'orologio. Allora, con l'app aperta andiamo a selezionare invia. Andiamo ad a consentire ovviamente tutte le varie cose che ci chiede. Ci mh, chiede la regione, quindi noi mettiamo Italia. Vediamo un attimo quanto tempo ci vuole per configurarlo. E vediamo che ci troviamo qui sulla dashboard dove vediamo tutte le varie informazioni. A questo punto dobbiamo... Ehm, Aggiungere il dispositivo e eh, cercarlo, fondamentalmente, ma siccome non abbiamo un account, dobbiamo prima creare un account Xiaomi. Quindi procedo, lo creo e poi continuiamo. Ok, allora una volta. Completato diciamo l'account che ovviamente non vi ho mostrato, ma fondamentalmente l'app quando completate l'account vi chiede di eh, avviare la sincronizzazione. Quindi lui ricerca il dispositivo che quindi già ha trovato ovviamente questo qui. Per cui eh, tramite il Bluetooth noi andiamo ad abbinare e quindi qui vedete che. È connesso al dispositivo verifica l'id del dispositivo lo andiamo ad associare da qui premiamo qua andiamo ad associare ed è completo quindi se andiamo su fatto andiamo a eh, consentire diciamo e diamo la posizione consentiamo all'app di utilizzare il gps e come potete vedere adesso è completo quindi abbiamo vabbè qui ci sono. Adesso bisogna creare gli obiettivi per l'allenamento, ma come potete vedere, questo è l'orologio completamente funzionante. Allora, scorrendo da questo lato abbiamo chiaramente le varie cose che ormai siamo abituati a conoscere. Quindi, ad esempio, la torcia ehm, abbiamo la. Eh, adesso è attiva, devo capire come si spegne. ecco di qua. Abbiamo la possibilità di eh, avere, di impostare una sveglia, il non disturbare, abbiamo la possibilità eh, di allora solleva per attivare. Questo lo consiglio in modo tale che quando si solleva il polso si attiva l'orologio. Ci sono le notifiche. Eh, quindi per far squillare il telefono, questo serve per se non sapete dove avete messo il telefono, spingete su cerca e come vedete vi fa suonare il telefono, quindi molto utile. E poi qui ci sono le impostazioni che insomma ci sono tantissime cose che vanno impostate personalmente, ad esempio il pin, eh, se accendere o spegnere la vibrazione, se è quella predefinita o no eh, e poi andiamo a vedere, da questo lato andiamo sull'orologio, mentre di qua andiamo a vedere il meteo e altre app come eh, il lettore musicale. Uh, e tante altre cose che possono ovviamente poi essere impostate uh, tramite l'app. Quindi, uh, tramite l'app, noi possiamo andare a vedere le notifiche e nel centro notifiche, chiaramente, ci fa vedere tutto quello che vogliamo. Ricevere sul telefono, quindi io posso mettere le telefonate, posso mettere messaggi, email, whatsapp, eh, posso mettere Skype, posso mettere Telegram, Messenger, eccetera. Insomma, potete mettere ovviamente tutto quello che avete installato sul vostro dispositivo. Lui lo riconosce e vi manda le notifiche sul, sull'orologio. In pratica, come funziona l'Apple Watch o qualsiasi altro eh, smartwatch che ormai è disponibile sul mercato. Ad esempio nella frequenza cardiaca possiamo andare ad impostare il monitoraggio continuo che di default è impostato su automatico, possiamo andare a dire al eh, dispositivo di avvisarci in caso di frequenza cardiaca elevata o bassa, quindi possiamo mettere ad esempio eh, 110 battiti troppo elevata e eh, troppo bassa diciamo direi 40, quindi in questo caso l'orologio ci invia una notifica e ci avvisa. Poi c'è il monitoraggio avanzato del sonno che se viene attivato fondamentalmente va a monitorare la frequenza cardiaca e il sonno REM, la fase REM. L'ossigeno nel sangue io direi di mettere su tracciamento continuo in modo da avere sempre eh, diciamo, eh, tutti questi parametri vitali sotto controllo e l'avviso di ossigeno nel sangue basso direi che sotto i 90 ci diciamo, gli diciamo di avvisarci. Per quanto riguarda lo stress, monitoraggio continuo, promemoria di rilassamento ogni tanto è utile averlo e in piedi gli diciamo di ricordarci, di alzarci in piedi di alzarci in piedi eh, da mezzanotte a mezzanotte insomma quindi ogni tanto ci avvisa per al alzarci è normale perché eh, se no siamo sempre seduti eh, andiamo a chiedere di abilitare il meteo quindi se andiamo a mettere Roma come eh, località Roma Lazio ci dice eh, diciamo la eh, no questo è sbagliato perché vediamo un attimo meteo Torre vecchia sbagliato, non so perché ha messo questo, ma è Roma. Va bene, diciamo così, eh, poi abbiamo eh, la possibilità di aggiungere. Mm, questo dispositivo che non dico perché, se no, mi si attivano tutti quelli che ho in casa, ma lì bisogna loggarsi con il proprio account Amazon. Um, andiamo a vedere gli aggiornamenti firmware, siccome in questo caso ce n'è uno disponibile, me lo scarica e me lo invia. Immagino, ecco, infatti sincronizza con il dispositivo, quindi eh, avvia. Ecco, si è avviato anche qui e praticamente avvia la sincronizzazione del nuovo aggiornamento. Questo è normale farlo perché se no chiaramente non, eh, non avete l'ultima versione con tutte le cose che può fare. Ok, quindi ad aggiornamento terminato poi avremo le seguenti gesture. Quindi se andiamo verso il basso ci sono le notifiche che ovviamente ancora non ci sono. Andando verso l'alto troviamo tutte le app disponibili. Scorrendo eh, da questo lato abbiamo tutti i widget che possiamo inserire eh, tramite l'app, ovviamente, quindi sono molto comodi. Mentre se scorriamo dall'altro lato verso di qua abbiamo le impostazioni di sistema che abbiamo visto prima quindi sicuramente è un ottimo prodotto e diciamo che visto il prezzo ne vale veramente la pena quindi come avete visto questo uh, smart band 7 pro di Xiaomi è veramente un ottimo prodotto l'ho configurato molto semplicemente quindi è veramente alla portata di tutti e visto il prezzo decisamente basso perché in questo momento, vi ripeto, sta a circa 79 euro nei mi store, ma a prezzo pieno tra qualche settimana arriverà a 99 euro. Ovviamente, in descrizione vi lascerò il link per poterlo acquistare e se vi capita di eh, andare diciamo in qualche Mi Store vi suggerisco di guardarlo dal vivo perché è veramente carino ah ovviamente una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che il cinturino si può cambiare come in tutti gli smartwatch per cui potete cambiarlo a vostro piacimento detto ciò vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao